Uomini e donne, news e anticipazioni. Niloufar ritrovata Nicolò e Giordano. Chi sceglierà? Come avrete visto e vedrete anche oggi nella puntata di Uomini e donne dedicata al trono classico, le cose per Niloufar Haddati si complicano sempre di più visto che i suoi corteggiatori entrano ed escono dallo studio di continuo. Dopo quello che è successo nella puntata andata in onda ieri, ci sono state però altre registrazioni, l'ultima è quella di ieri. E noi vi raccontiamo proprio quello che è successo nella registrazione dedicata al trono classico del 19 marzo 2018, la puntata andrà in onda probabilmente dopo Pasqua. Iniziamo col dire che Niloufar alla fine ha convinto sia Nicolò che Giordano a restare. I due erano andati via ma poi la tronista ha avuto modo di convincere entrambi a tornare. Niloufar infatti pare essere più decisa del passato e concentrata solo sui due ragazzi che ormai da mesi cercano di conquistare il suo cuore. Avrà dimenticato davvero Lorenzo? Sembrerebbe proprio di sì. A proposito di Lorenzo, c'è stata una segnalazione fatta proprio da Giordano che ha raccontato di come il Ferrari e il Ricciardi si siano incontrati a Milano. I due ragazzi hanno risposto entrambi di essersi incontrati per caso e non hanno fatto finta di non conoscersi perché sarebbe stato imbarazzante. Torniamo alle esterne con le anticipazioni di quello che è successo tra la tronista che è uscita sia con Nicolò, sia vista due volte con lui, che con Giordano. Uomini e donne, news e anticipazioni. Dopo il chiarimento LA tronista organizza un'esterna per Nicolò, Niloufar e Nicolò si sono chiariti con una prima esterna durante la quale hanno parlato di quello che è successo in puntata e si sono spiegati a vicenda. Il ragazzo ha quindi deciso di restare in corsa per conquistare il cuore dell'Haddati, sperando che alla fine lei capisca che cosa vuole davvero. E Niloufar quindi a organizzare l'esterna romantica in una villa. Nicolò arriva in questa villa e ci sono molte candele e fiaccole, trova un libro, lo apre e in questo diario ci sono scritte delle frasi forti come: mi dispiace se non riesco a farti capire quanto mi piaci, stasera non voglio parlare, voglio solo sentirti, stringimi. Dopo vede Niloufar sulla torre, lei scende e si abbracciano. L'ho vista più aperta a farsi conoscere risa alle ultime esterne. Poi disiedono e parlano. Non c'è stato un bacio ma lei gli ha dato un bacio sulla guancia. Nicolò descrive questa esterna come un incontro molto profondo. Lui è convinto che insieme abbiano costruito qualcosa e spera che presto anche la tronista lo possa comprendere. Uomini e donne, news e anticipazioni. Giordano bacia Niloufar. Possiamo parlare di primo bacio per Niloufar. Considerato quanto la tronista sia legata, possiamo dire che in qualche modo nella sua ultima esterna con Giordano si sia lasciata andare. Il corteggiatore le ha rubato qualche bacio a stampo e lei questa volta non si è scansata. Giordano inoltre sembra essere molto deciso, e quando si parla di Nicolò dice di non voler discutere in merito perché lui sta facendo il suo percorso e non vuole sentire altro. Questo improvviso cambiamento da parte di Giordano pare pensare che il corteggiatore, qualora fosse la scelta di Niloufar, le dire di no, ne avrebbe, del resto, tutte le motivazioni.